Dopo 29 anni il Napoli sbanca Torino, scrivendo una splendida tesi di laurea sul tema scudetto. Trascinata dalla strepitosa coppia Bagni-Maradona, la squadra partenopea vince il primo match spareggio del campionato contro una Juventus troppo oberata di tossine e acciacchi per rendere all'altezza del blasone. In apertura un segno del destino lascia intendere che la domenica non sarà propizia ai padroni di casa. Il palo è di Manfredonia. Sull'altro fronte, tuttavia con altrettanta prontezza, il Napoli chiarisce con quale piglio e quali ambizioni voglia accettare la sfida. La fase offensiva della Juventus non convince. Dopo la lunga assenza, Serena stenta a ritrovarsi, mentre Laudrup non riesce ancora a battersi con la determinazione necessaria. Alle loro spalle Platini gioca in tutta umiltà, ma sul piano atletico, fatalmente, non può più essere quello di 2 anni fa e cede a Mauro il ruolo di playmaker. I pericoli per Garella sono sporadici e proprio un pizzico di lentezza di riflessi in avanti vieta la stoccata decisiva. Permette? Allora. Ha visto Maradona? Cioè, l'ho visto passare così, l'ho salutato, sì, sì. Mi è sembrato in piena forma, ma io sapevo già come giocava quando aveva 17 anni. Quindi. Lei ha visto il Napoli in questo primo tempo? È bel Napoli. Sì. Sembra una squadra alla scudetto. Sì, sì, sì. Potenzialmente squadra da scudetto, certo. Lei se non vince l'evento se lo augura in un certo senso che vinca il Napoli, mi pare che l'abbia detto. Sì, sì, non c'è dubbio. E Platini secondo lei che cosa fa? No, non ne ha mai parlato, lei sa che Platini parla dei fatti suoi da maggio in poi, quindi aspettiamo a vedere. È un giocatore difficile da perdere, no? Sì, certamente che è difficile da perdere e non credo nemmeno che lui abbia intenzione di perdersi. Al pari di Platini non vuol perdersi neppure la Juventus, che dopo mercoledì dispone di una limitata autonomia e cerca di ottenere il massimo obiettivo il più presto possibile. Così in avvio di ripresa segna Laudrup. La forza d'animo del Napoli è quella dello squadrone. Maradona ha un occhio nero ma grinta da vendere. E al suo servizio Bagni mette un cuore grande almeno quanto i polmoni, seminando scompiglio nella metà campo avversaria. La marcia di avvicinamento al pareggio comincia con un imperioso affondo di Renica, brividi e non solo di freddo in tribuna d'onore. Maradona aumenta il pathos con questa punizione da urlo. Lo stesso argentino, servito da De Napoli, incrocia i tacchetti con tacconi. Infine, una esecuzione di Giordano chiama il portiere bianconero all'ennesima acrobazia. Marchesi, contrariamente al solito, si alza e si arrabbia, ma la Juventus è scioccata e il gol sembra nell'aria. È un difensore, Ferrario, a siglare il pareggio, a riprova del fatto che non sono solo le stelle, ma anche i gregari a mandare in paradiso il Napoli di Bianchi. Nel giro di 2 minuti, i padroni di casa, ormai svuotati di energie, sono in ginocchio. Giordano mette a profitto una girata esemplare. I bianconeri, scoraggiati, non hanno più gambe. E basta seguire questo episodio per rendersene conto. La Juventus si sbilancia e concede al Napoli intere distese d'erba, sulle quali non è arduo piazzare il pugno del definitivo KO. Provvede il nuovo entrato Volpecina. Bianchi, questa vittoria per il Napoli è un po' la vittoria della consacrazione di questa squadra che ha ambizioni chiaramente ormai da scudetto. Per adesso è una buona vittoria, una vittoria importante. Però più di tanto non ci scompone. Sappiamo dove lavoriamo e sappiamo che il nostro ambiente è facile esaltarsi. E noi, il nostro gruppo, non può permettersi questo. Però siete in testa alla classifica, quindi... Sì, ma non vuol dire niente, appena cominciato
se questo fossimo in testa all'ultima giornata diremmo qualcosa di diverso. Prendiamo atto che per adesso stiamo andando bene, i giocatori fanno molto bene, abbiamo vinto una grande match, una grande partita, abbiamo meritato sul campo di vincere senza discussioni, molte occasioni gol, direi una partita esaltante, prendo atto di questo, poi domani è un altro capitolo.